I campioni sono pochi, spesso sono i personaggi meno umani, più lontani dalla realtà quotidiana, perché li rendono tali le loro stesse imprese che vanno al di là dei limiti consentiti a tutti. Sono invece più reali, più umani, i gregari, questi clowns su due ruote che, come i loro colleghi del circo, sembrano sempre allegri e spensierati, ma celano sotto quell'apparente maschera un velo di tristezza. Hanno una parte molto importante in un giro. Non c'è stato mai un grande campione nella storia del ciclismo che non abbia avuto al fianco gregari di valore. Devono animare la corsa quando i grandi non hanno voglia di attaccare. Devono aiutare i capitani nei momenti di crisi. Devono rifornirli di bevande nelle giornate di gran caldo. Devono cedere loro la bicicletta quando c'è un incidente e l'ammiraglia è lontana. E poi devono arrangiarsi a cambiare i tubolari con i denti, come si faceva una volta. I gregari, gente semplice e dai sogni modesti. Passano magari una vita a pedalare per migliaia di chilometri, senza tagliare mai per primi il traguardo, col solo miraggio di tornare domani al paese, dove poter aprire un locale con la scritta Bar Sport. Un giorno un gregario raccontava che durante il Giro d'Italia, tutte le notti, come in un incubo, sognava fontane e ruscelli d'acqua fresca per la gran sete patita durante la corsa, e correva per i prati dove, tutte le notti, raccoglieva i fiori del suo sogno di vittoria. La corsa è corsa dall'inizio alla fine, però c'è l'intermezzo, che ci sono gli attacchi, le battaglie, tutto. E il capitano non può fare tutto da solo. E sono i gregari che fanno quel lavoro, e sono i gregari che portano la vittoria ai grandi. C'è qualche grande che poi è riuscito a fare anche lui tutto da solo, ma sono molto rari.